6 errori da non fare se il tuo obiettivo è dimagrire. Vediamolo insieme. Buongiorno a tutti, benvenuti sul canale di Il Trainer Coach Online. Se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi qui sotto al mio canale. Praticamente tutti i giorni su Instagram, ma anche qui su YouTube, mi viene fatta sempre la stessa domanda, ovvero: Nicola, io voglio dimagrire, come devo fare? Allora oggi vi do 6 leggi veramente fondamentali che in pochi dicono se volete dimagrire realmente. Il primo errore da non fare è di focalizzarsi sui progressi degli altri e compararli con i nostri, perché se io chiaramente arrivo in palestra o comunque conosco qualcuno che ha un'ottima forma fisica, che magari è dei miei sogni, e sono 10 anni che ci lavoro sul fisico, mentre invece io ho iniziato da 1, 2, 3 mesi, 5 mesi, un anno, chiaramente non posso pensare di avere gli stessi risultati, a meno che non ho una genetica che è totalmente a mio favore. Quindi l'errore assolutamente da non fare è di comparare i vostri progressi con quelli degli altri, ma voi dovete cercare di superare ogni giorno voi stessi, migliorare voi stessi, concentrandovi su ciò che voi potete fare e non su ciò che gli altri hanno fatto. Il secondo errore che spesso vedo che viene fatto è di focalizzarsi sui carboidrati e non sul conteggio totale calorico, perché a farci ingrassare sostanzialmente è sempre, e dico sempre, il surplus calorico, quindi mangiamo di più rispetto a ciò che il nostro corpo richiede. Detto questo, non è che se io vado a togliere i carboidrati dimagrisco. Chiaramente i carboidrati sono del glicogeno e serve come carburante per i nostri allenamenti. Se io voglio mettere massa avrò bisogno di carboidrati, se io voglio fare definizione potrò ridurre un pochino i carboidrati a favore delle proteine, abbassando però tutto il conteggio calorico giornaliero, o meglio settimanale, ok? Quindi non concentriamoci sui carboidrati, bensì sul totale delle calorie composte da carboidrati, proteine e grassi, compreso anche chiaramente l'alcol, che è uno dei macronutrienti che solitamente non viene menzionato. Perché se io vado ad assumere, non so, 2000 calorie togliendo i carboidrati, chiaramente se con 2000 calorie ingrasso, ingrasserò anche senza carboidrati. Mentre invece se io introduco anche i carboidrati ma sto in deficit calorico, quindi assumo meno calorie rispetto a quante il mio corpo ha bisogno, chiaramente andrò a dimagrire. Il terzo errore da non fare è di focalizzarci sulla restrizione e non sulla moderazione. Cosa significa? Sostanzialmente la maggior parte delle persone che dopo arriva anche da me e poi ce li ho come clienti mi dicono: ah Nicola, sto perdendo non so 1 chilo, 2 chili le prime 2-3 settimane e mi sembra di mangiare più di quello che mangiavo prima, quando invece non riuscivo neanche a perdere dei chili. Ma questa è una cosa normalissima, perché molte persone si concentrano sulla restrizione, vanno in stress, di conseguenza il cortisolo in circolo non gli permette di essere fra virgolette rilassati e quindi anche dimagrire, perché è uno dei fattori che influenza il dimagrimento. Mentre invece se noi ci focalizziamo sulla moderazione, quindi posso concedermi qualche sgarro ogni tanto, posso mangiarmi una pizza a settimana, posso mangiarmi il sushi quando voglio di mangiare il sushi e posso uscire con gli amici, chiaramente non tutto in una settimana, però se mi concentro sulla moderazione, quindi non sulla restrizione totale, quindi non esco più, ok, sicuramente otterrò molti più risultati rispetto a che focalizzarmi sulla restrizione totale, quindi andare avanti ad aria insalata. Il quarto errore che spesso viene fatto, e l'ho fatto anch'io in passato, è di focalizzarsi sulla perfezione e non sui progressi. Cosa significa? Significa che se io all'inizio del percorso voglio perdere 10 kg, mi focalizzo costantemente sulla bilancia e magari non vado neanche a vedere i centimetri, mentre invece ci sono tante persone che perdono 5 kg ad esempio, perdono una valanga di centimetri nel corpo e non si rendono conto che in realtà stanno migliorando tantissimo nonostante il peso non stia calando di quello che si aspettavano, ok? Quindi ciò che noi dobbiamo fare è di concentrarci sui progressi. Ho fatto anche un video di come buttare la bilancia, quindi altri punti focus al posto della bilancia, ve lo lascio qui sopra, che così se volete andare a vedervelo mi fa super piacere e sicuramente vi aiuterà a non essere troppo focalizzati sulla perfezione, perché la perfezione fortunatamente non esiste. Altro errore, quinto, che spesso viene fatto, di focalizzarsi troppo sul cardio e poco sui pesi, perché molte donne soprattutto pensano che i pesi le facciano ingrossare, mentre invece non è assolutamente così. Io ho centinaia di feedback di ragazze, delle mie clienti, del coaching, che allenandosi con i pesi, mangiando correttamente, passavano da una coscia ad esempio di circonferenza sparo 60 cm e arrivavano nel giro di un po' di mesi a 55, 54, 53, quindi un calo progressivo nonostante facessero pochissimo cardio e più pesi, mangiando chiaramente correttamente. Quindi evitiamo di fare l'errore di pensare che i pesi
ci facciano ingrossare, che sia sia allenamento muscolare a corpo libero o che sia proprio con i veri pesi da palestra e quindi con la ghisa. Sesto e ultimo errore da non fare è di focalizzarci sulla motivazione e non sulla disciplina. Questo cosa significa? Allora, la motivazione è quella che ogni tanto ce l'abbiamo e ogni tanto ce l'abbiamo più bassa, ok? Quindi magari un giorno mi sveglio motivato e carichissimo, di conseguenza lavoro benissimo, mi alleno alla grande, è una giornata fantastica, magari il giorno dopo invece mi sveglio perché c'è brutto tempo, ok? Con la motivazione scarsa. E chiaramente se io ho un lavoro, se io ho una vita, comunque devo portare avanti delle cose, devo fare qualcosa, non è che se ho la motivazione sotto i piedi devo mollare tutto e non far più niente. Questo vale anche nell'allenamento e nell'alimentazione, quindi ho un obiettivo, non so, 10.000 passi al giorno, 3 allenamenti almeno a settimana e restare in deficit calorico, non è che se io 2-3 giorni a settimana non sono motivato, quei 2-3 giorni li butto in vacca totalmente, anche perché butterei totalmente i risultati che avevo conseguito fino a quel momento. Quindi dobbiamo focalizzarci sulla disciplina. La disciplina significa avere degli obiettivi e continuare nonostante la motivazione. Se la motivazione è bassa, non ho voglia di allenarmi, ma io ho programmato che quel giorno dovevo allenarmi, di sicuro non mi lascio abbattere dalla motivazione, bensì mi focalizzo sulla disciplina e quindi mi devo allenare. Chiaramente tutto questo non deve essere troppo rigido per provocare stress, ma deve essere comunque, secondo me, una filosofia di vita per portare anche avanti questo stile di vita. Spero con questo video di avervi aiutato e di avervi dato una mano sul vostro percorso fitness. Mi raccomando, mettete un like al video, iscrivetevi qui sotto al canale e ci vediamo presto in un prossimo video.